Buonasera a tutti, anche oggi per la comunicazione giornaliera. Iniziamo questa comunicazione con la stessa notizia che abbiamo dato finora, quella che nel Comune dei Liberi non ci sono dei casi positivi di coronavirus, anche se su questo argomento io vorrei con voi fare un ragionamento più compiuto, più complesso e analizzare veramente a che punto siamo. Ormai siamo nei primi giorni della fase 2. Significa che non ci sono più le condizioni, non ci sono più le restrizioni, ma non ci sono più le condizioni della fase 1. Oggi noi stiamo riprendendo piano piano un numero di attività e una possibilità di spostamento che cambiano completamente le condizioni e quindi dobbiamo imparare a convivere col nuovo sistema e con le nuove restrizioni, ma anche con le nuove opportunità nel modo più giusto possibile. Come voi mi sono posto delle domande, sicuramente sono le stesse domande che vi ponete voi, oggi con le nuove possibilità di movimento. I rischi sono aumentati, sono diminuiti, ci sono ancora dei rischi? Allora sicuramente ci sono maggiori rischi. Sicuramente il fatto che ci possiamo muovere di più sicuramente crea una condizione diversa da quella che abbiamo vissuto fino al giorno 3 e ci sottopone a dei rischi. Su questo non c'è alcun dubbio, perché il coronavirus non si ferma con le ordinanze, il coronavirus si ferma con i comportamenti, quelli più giusti. E allora quando aumentano le occasioni di movimento è chiaro che aumentano anche le possibilità che si diffonda. Certamente però bisogna trovare il giusto equilibrio tra i rischi e il fatto che non possiamo in eterno restare fermi, perché la cosa più giusta sarebbe assolutamente, se l'obiettivo era solo quello di fermare il virus, quello di restare fermi all'infinito, essere rinchiusi dentro come siamo stati per tanto tempo. E sicuramente se lo avessimo fatto e lo faremo all'infinito, sicuramente i rischi resterebbero bassissimi. Ma purtroppo o per fortuna, soprattutto per fortuna, perché aspiriamo a tornare a una vita normale, dobbiamo trovare il giusto equilibrio, quindi correre dei rischi, perché la maggiore mobilità comporta dei rischi. Però in questo facciamo il possibile per cui questi rischi vengano ridotti al minimo. E allora da questo punto di vista, lo ripeto, quello che cerca, che chiede l'amministrazione, che lo continua a chiedere, con forza, è quello che per le isole minori siciliane ci sia un protocollo particolare, che neanche quello ci mette al riparo da ogni rischio, assolutamente, ma almeno ci dà la possibilità, e ci darà la possibilità se lo otterremo, io penso che lo otterremo, ci darà la possibilità di creare un filtro e vivere più serenamente la necessità del distanziamento sociale. Noi oggi non siamo più nelle condizioni, se abbiamo raggiunto il livello 2, di inseguire il singolo soggetto. Io non inseguo più nessuno rispetto al modo per cui si muove o non si muove, anche perché oggi sappiamo che i motivi per muoversi sono molto di più di quelli di qualche giorno fa. Oggi si può muovere perché si può raggiungere il congiunto, oggi ci si può muovere perché sono riaperte, grazie a Dio, tantissime attività, ci si può muovere perché alcune attività lavorative che prima non erano consentite ora sono consentite, ci si può muovere perché è possibile la pesca anche dilettantistica, ci si può muovere perché è possibile l'attività sportiva individuale. Quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra il fatto che ci ha
che aspiriamo tutti a una vita più normale possibile, aspiriamo tutti a riprendere le nostre attività e contemporaneamente prendere delle precauzioni, quelle possibili, per trovare il modo di convivere con una situazione che sarà sempre rischiosa fino a quando in questo paese non ci sarà un vaccino che ci metta a tutela di ogni rischio. Fino a quel momento soltanto il buon senso e la collaborazione di tutti ci potrà aiutare ad affrontare questa questione. L'amministrazione fa intanto, oggi io ho fatto delle ordinanze, alcune le farò domani, che riguardano fatti specifici, che servono soltanto ad aiutarci nel buon senso. Per esempio, oggi ho fatto l'ordinanza per le mascherine. Noi stiamo continuando la distribuzione delle mascherine, ne abbiamo a sufficienza, quindi piano piano le distribuiamo a tutti, anche se abbiamo sempre detto che non è che non si può uscire da casa se noi ancora non vi abbiamo fornito le mascherine, perché quello che dà il comune, anche se l'ordinanza dice che dovete avere le mascherine se entrate nei locali chiusi, quindi nelle attività commerciali, se andate al supermercato, se andate nei negozi, se andate alla posta, e contemporaneamente quindi verrà controllato che abbiate la mascherina nei luoghi chiusi, nei luoghi dove c'è maggiore aggregazione, per esempio nelle zone di sosta di fronte alle attività commerciali o di fronte alla posta. Quindi l'ordinanza non dice che la mascherina è obbligatoria per chi cammina da solo, per chi cammina nel corso, è consigliata. Io spero che la usiate tutti, penso che sia una cosa di buon senso, ma l'obbligo è per le zone chiuse e per le zone di aggregazione prima di entrare nelle zone chiuse. Allo stesso tempo, nell'ordinanza fatta oggi, ho per esempio revocato il divieto di accesso agli ambulanti anche non al comune, pur vietando, almeno per il primo periodo, l'azione di qualsiasi mercatino. Perché? Perché gli ambulanti non possono essere fermati dall'amministrazione, perché c'è anche una legge da rispettare, e sarebbe un'ingiustizia poter permettere, come ha permesso l'ordinanza del Presidente della Regione, al lavoratore fuori dal comune di poter accedere al nostro comune di lavorare e non permetterlo all'ambulante. Ma siccome io voglio evitare ancora per un po', non per tantissimo tempo, ogni forma di aggregazione che può essere evitata, gli ambulanti, con le regole dell'ambulantato, possono venire, ma nessun mercatino di nessun tipo ancora per un periodo, perché tentiamo di evitare le aggregazioni. Così come ho revocato il divieto di stare aperti fino alle 6, il limite massimo alle 6. Si potrà stare aperti tutte le attività da domani negli orari che erano previsti precedenti. Perché? Perché ora che hanno fatto aprire molte attività, molto di più, sarebbe stupido limitare l'orario, perché concentreremmo il lavoro di queste attività soltanto in quell'orario e quindi creeremmo occasioni per concentrare. Invece più aperti come orario aiuta a non creare assembramenti. Così come invece domani farò il provvedimento che riguarda i cimiteri, che riguarda le zone verdi e che riguarda anche il campo sportivo, perché una volta che sono attività consentite è giusto creare l'opportunità per i cittadini anche in questo di riprendere una vita normale. Perché domani? Perché stiamo, oltre che materialmente, stiamo riprendendo anche la cura dei cimiteri, quindi abbiamo approfittato in questi giorni di pulirli, visto che non ci potevamo accedere, non ci accedeva neanche il personale per tagliare l'erba, ma anche perché dobbiamo organizzare dei turni di vigilanza, perché queste aree sono delegate alla scelta del sindaco, l'apertura dei cimiteri, della zona sportiva o dei parchi, ma a condizione che ci sia una vigilanza che eviti l'assembramento. Per ritornare al ragionamento di prima, che oggi andiamo verso la normalità correndo qualche rischio in più,
usiamo il buon senso e usiamo, come in questo caso, tutti i provvedimenti e le norme che ci aiutino a evitare almeno l'assembramento inutile. Quindi tra le ordinanze fatte oggi e quelle fatte domani, anche da tutti questi punti di vista, andiamo verso la normalità. Come nell'ordinanza di oggi ho revocato il divieto per i mezzi commerciali che portano alimentari o prodotti o materiali edili, perché ora, essendo ripresa l'edilizia, sono ripresi anche i viaggi dei materiali edili. Prima sapete bene che nelle isole minori si doveva mandare il mezzo senza l'autista, da domani potrà andare l'autista, anche per logicità, perché se ci può andare il lavoratore, e sarebbe assurdo che possa andare il lavoratore e non possa andare l'autista del camion, perché siamo in una fase completamente diversa, ancora più difficile questa, ancora più difficile da gestire, e che merita da parte vostra ancora maggiore attenzione, fino a quando torneremo a una condizione di assoluta normalità. Quindi vi invito, buon senso, e continuate con i comportamenti sempre più ampi, ma sempre regolamentati, per continuare a tenere queste isole il più tutelate possibile, sapendo, coscienti, che aumentano per noi i rischi più andiamo verso la normalità, perché era assolutamente improponibile, diversamente, restare fermi all'infinito. A proposito di restare fermi all'infinito, e a proposito delle cose che sento e molte interlocuzioni che ho avuto e che continuo a avere con attività produttive, con semplici lavoratori, io vi voglio dire che l'amministrazione, io in modo particolare, condivido le preoccupazioni di tutti noi nelle difficoltà di riprendere la nostra attività, nelle difficoltà, nell'incertezza rispetto al futuro, nelle incognite, nel fatto che non abbiamo tante risposte e che quindi tutto ci sembra un salto nel buio. Poi ognuno reagisce nel modo che ritiene più giusto o coerente con il proprio carattere. C'è chi si abbatte, c'è chi invece trova nuova grinta nelle difficoltà, e non sottovalutando queste difficoltà, affrontare un periodo che sarà sicuramente difficile. Io, anche per il mio carattere, sono più propenso a trovare di più la forza per combattere e non abbattermi, nonostante, non sto sottovalutando le difficoltà che abbiamo ognuno di noi. La soluzione in tutto questo non è, purtroppo, quella di portare le chiavi dell'attività al sindaco, nonostante io questo non lo sottovaluti. La soluzione è quella di chiedere all'amministrazione di essere vicina e di essere dalla parte dei cittadini nelle richieste che dobbiamo fare, perché vengano ottenute con la forza maggiore. E da questo punto di vista io vi posso assicurare che l'amministrazione è con voi, perché noi siamo una comunità e questa comunità deve trovare voce, ed è questo ora il mio ruolo diverso. Prima quello di dirvi cosa non potevate fare per raggiungere il risultato che tutti insieme abbiamo raggiunto fino al giorno 3, restando al sicuro nel periodo peggiore, ora quello di rappresentare tutte le difficoltà che abbiamo. Io sono convinto, ma lo sento anche in quello che mi dite, ognuno di voi singolarmente, come associazione, che certamente abbiamo bisogno di un aiuto economico importante. Credo poco in tante cose che ho sentito, e credo che lo Stato debba fare sicuramente di più di quello che ha fatto. Non ci sono state le risposte adeguate, le dobbiamo avere, anche dal punto di vista economico. Un maggiore indebitamento, un prestito non è una soluzione. Dobbiamo avere le finanze necessarie per poter ripartire. Non è quella certamente la soluzione. Non abbiamo interessi in questo diversi.
l'interesse dell'amministrazione, l'interesse e l'interesse dei cittadini e viceversa. Abbiamo lo stesso interesse. Penso però, come molti di voi, almeno quelli che hanno parlato con me, sono d'accordo su un fatto, che l'incognita peggiore in chi deve riniziare a lavorare non è soltanto quella del giusto riconoscimento economico, dell'aiuto per poter ripartire, ma l'incognita peggiore rispetto alla quale noi dobbiamo trovare una soluzione, e l'amministrazione non può essere che la vostra voce e il vostro maggior fan e sostenitore, è quello di regole certe, di capire come possiamo partire in un periodo nel quale i rischi sono inevitabili. Questo è per me la preoccupazione maggiore. Potrei fare su questo tantissimi esempi, li ho fatti ogni volta che mi sono trovato a dibattere anche con colleghi, con istituzioni, perché non si può chiedere a un imprenditore di, al di là dell'aspetto economico, senza mai sottovalutarlo, di riaprire la propria attività senza sapere che cosa gli succede se scoppia un caso o c'è un caso che viene portato da fuori e non obbligatoriamente portato dal turista che non viene controllato o dal lavoratore, perché lo potremmo portare noi con le nostre esigenze che oggi ci sono consentite giornaliere, come quelle per esempio di una persona, io che vado domani a fare una visita medica o vado per trovare un congiunto in un altro territorio e tornando sono venuto a contatto. Quindi ci domandiamo cosa possiamo fare soltanto per bloccare o controllare chi viene da noi, perché la maggiore mobilità può provocare anche il fatto che questa evenienza l'abbiamo provocata noi con i nostri spostamenti, a meno che non eravamo della tesi che all'infinito, fino a quando c'era il vaccino, non restavamo tutti fermi, senza visite mediche, senza trovare i congiunti, senza uscire di casa, e non per 60 giorni, ma per l'anno necessario a trovare il vaccino. Siccome questo è praticamente impossibile, dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Quindi comportiamoci nei nostri comportamenti giornalieri, che non possono essere tutti disciplinati da ordinanze. Non ci può essere un carabiniere, un vigile, un finanziere, un marinaio della capitaneria di porto che ogni minuto controlli ognuno di noi su ogni singolo comportamento. Il buonsenso non può essere sostituito dal controllo. Se lo si fa come lo abbiamo fatto per un periodo limitato, che poi tanto limitato non è stato, sono stati 2 mesi, è una cosa su cui ci si può impegnare e che a noi, lo ripeto con grande orgoglio per il vostro comportamento, non per il nostro ruolo, ha portato a un grande risultato. Oggi tutto è affidato al nostro buonsenso. Avrete da parte dell'amministrazione il massimo sostegno nel portare avanti le necessità e le richieste che tutti abbiamo, dal singolo lavoratore all'impresa, nel raggiungere il massimo del risultato che potremo raggiungere, sapendo che tutti abbiamo delle istanze, tutto il paese, tutta la nazione, abbiamo delle istanze molto spesso diverse, perché sono territori diversi. L'amministrazione e io personalmente, a cominciare dagli interessi della mia famiglia, compresa mia moglie che ha un'attività commerciale, compresi la mia famiglia che hanno attività commerciali, compresi, quindi siamo una comunità con gli stessi interessi, io non interpreto male le forme di quando una comunità trova il modo di far sentire la propria voce. Spero soltanto
per il bene di tutti e per la credibilità di un territorio come quello di Soleoli, che si è sempre fatto rispettare e che ha anche in questa occasione raggiunto dei risultati importanti, credo che questa voce sia veicolata in modo credibile, unitario e soprattutto con forza negli interessi generali di tutto il territorio, e non abbandonarci all'autocommiserazione che onestamente non porta certamente dei risultati. Grazie a tutti, ci sentiamo domani.